Questa bellezza che vi è stata presentata, che vuole abitare dentro di te, dentro di me, state attenti che al demonio non gli piace. Al demonio Gesù ci fa antipatia e tutti quelli che vogliono Gesù ci facciamo antipatia pure noi. Però nella prima lettera di Pietro dice: siate temperanti, vigilate, perché il vostro nemico, certo, siccome è nemico di Dio, il demonio, è nemico pure noi che abbiamo scelto Dio, è chiaro, no? E quindi il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando di divorare. State attenti, stiamo attenti, resistete, gli salvi nella fede, così dice la parola di Dio. L'essere figlio di Dio non ti rende libero dalla tentazione. Perché viviamo in un mondo dove c'è violenza, invidia, gelosia, ingiustizia, attaccamento alle cose materiali. Attenti, senza che tu te ne renda conto, potrai sentirti prendere dalla rabbia. Guardate che dove c'è rabbia non c'è lo Spirito Santo, eh? Dal risentimento, se c'è risentimento in te, che è negatività, come può abitare questo meraviglioso cuore di Gesù che è tutto amore? E in violenza, invidia, gelosia, ingiustizia, attaccamento alle cose materiali. Se queste cose non devono essere dentro di noi, la concupiscenza. Cosicché chi si riveste di Gesù diventa innocente come un bambino, perché io non penso male, non guardo male, si diventa come bambini, se si è sinceri però, se si gioca con due mazze di carte, beh, ma quello non è cosa che appartiene a noi. Allora noi supponiamo che tutti noi siamo innocenti perché innocentemente chiediamo a Gesù di abitare in noi. La tua innocenza di figlio di Dio ha bisogno di essere protetta. È qui che la tua intelligenza, la tua memoria, i tuoi affetti sono chiamati a consacrarsi al Signore. È qui che il tuo desiderio si unisce al desiderio di Gesù per essere una cosa sola. Tu figlio di Dio, quelli che state ascoltando, hai bisogno di protezione, di tenerti unito assieme agli altri fratelli, vicino al suo amabile cuore. Non fidarti dei tuoi pensieri e dei tuoi sentimenti quando ti senti spinto fuori dall'amore. Se sei fuori dall'amore, sei nella rabbia, nel risentimento. Non fidarti di quello che pensi, attenta, trappola e trappola, stai attento, non fidarti. Ritorna al suo cuore, dove la tua anima è nata e dove tornerà, per l'infinito che ti attende. Ecco, questo è il pensiero di questo mese, leggiamolo, perché quando facciamo la comunione, dobbiamo mettere il nostro cuore e il suo cuore in un'unica cosa, perché lo scopo finale lo sapete qual è? Che nel tuo petto non batta più il tuo cuore, ma il cuore di Cristo. Ma guardate che questa non me la sto uscendo dalla tasca, lo dice la Bibbia. Vi darò un cuore nuovo, questo cuore nuovo è il cuore di Cristo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. È lo spirito di Cristo, chi non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene, dice San Giovanni. Toglierò da voi il cuore di pietra, questo cuore materiale, di pietra, di materia, attaccato alle cose materiali, e vi darò un cuore di carne, il cuore di Cristo, il cuore del nuovo Adamo, dell'umanità rinnovata. Ecco allora che stasera ha un significato profondissimo, questa la nostra comunione, la nostra partecipazione all'Eucaristia, vuole celebrare proprio questa unione di cuori, questo cuore nuovo che il Signore vuole fare battere nel nostro petto, è il cuore di Cristo. Corpo di Gesù.